Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui ritornate dopo la giornata e la super puntatona di ieri, prontissime a parlare di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore. Abbiamo aggiornamenti veramente piccanti ed esilaranti. Questa volta esilaranti ci sta Ci sta bene. bene, Esatto, Silara. è proprio il termine perfetto. Prima di tutto introduco come sempre Elvira Vigliano, ciao. Ciao Alessia, ben ritrovata. Sei pronta per la puntata di oggi? Perché ci sono troppe cose di cui parlare. Troppe cose, già rido, Già. stamattina è iniziata già così la giornata ed è proseguita nella stessa maniera, sorridendo, che è la cosa più importante poi, soprattutto di questo periodo. Infatti il nostro primo argomento è portatore sicuramente di allegria, poiché nella giornata di ieri ci ha colpito questo video che è diventato subito virale perché è successo. La nostra Gemma è caduta proprio in senso letterale e poi anche in senso lato dopo. Sì, anche perché insomma è stata una puntata abbastanza particolare quella di ieri e la povera Gemma è arrivata insomma nello studio tanti anni fa, circa 11 se non sbaglio, con le ballerine e oggi invece porta un tacco 12, stupendo un po' tutti, anche noi che diciamo non siamo più abituate non uscendo a portare il tacco ed è rovinosamente caduta sulle scale. Eh sì, è caduta anche in una maniera abbastanza violenta, infatti i commenti sui social te li lascio immaginare, ma soprattutto si è rialzata in tempi Sì. record, dopo qualche secondo, tutta insanguinata poi verso le ginocchia, perché è caduta proprio fortunatamente, poteva andare peggio, Sì. poteva cadere di faccia, quindi Anche diciamo. perché ha trascinato con sé anche il plexiglass, quindi insomma è Sì, stato. poteva veramente andare molto molto peggio, invece subito si è rialzata sorridendo, visto che poi era accompagnata dalla solita canzone scelta da Tina per celebrare un po' questo momento e questa sua spasmodica ricerca dell'amore. Si è riseduta, ovviamente poi Maria si è Sì. accorta che qualcosa non stesse andando nel verso giusto, ha interrotto poi momentaneamente la trasmissione. Trasmissione che poi dicevamo è proseguita nel peggiore dei modi, Ovviamente. perché il danno e la beffa per Gemma non solo è caduta e si è fatta male, quando poi l'ennesimo corteggiatore o corteggiato, poiché c'è Sì. sempre questa duplicità di ruoli, Maurizio, ha annunciato poco dopo che poi è andato via dal programma. Sì, è stata una puntata terribile per lei ieri, però devo dire insomma che la reazione di Tina mi ha un po' stupito perché sai, vedendo insomma il rapporto che hanno lei e Gemma, un po' di contrasto, invece la sua reazione ieri è stata completamente diversa da quella di tutti. Sì. Non ha riso, anzi si è preoccupata ed effettivamente ha poi sottolineato come su queste cose non si scherza e non si ride. Per quanto insomma, guardando il video e poi la puntata in replica, devo dire la verità che io ho riso perché le cadute fanno sempre ridere. Ulteriore caduta è stata poi quella lì, insomma, di stile che ha avuto nel ritornare tra le braccia di Maurizio, che sostanzialmente non l'ha mai voluta, lo dobbiamo dire. Ennesimo caso di tristezza per Gemma, che purtroppo ritorna sempre sui propri passi e questa cosa, insomma, fa perdere anche un pochino di credibilità. Eh sì, io credo che lei fondamentalmente sia follemente innamorata dell'amore Sì. e forse anche il periodo, ma in realtà ha sempre avuto questa predisposizione a non restare sola alla favola, alla situazione romantica. Molto spesso la ricerca proprio in maniera forzata, proprio perché ne sente così tanto il bisogno, sembra di vedere un qualcosa di enorme, di unico in ogni piccolo dettaglio e poi non riesce a cogliere le sfumature, e in questo è molto brava invece Tina. Sì, anche perché insomma sappiamo, ormai sappiamo leggere benissimo gli occhi di Gemma, quindi insomma diventa molto semplice anche capire ciò che prova. Però questo suo prostrarsi ai piedi dei corteggiati, diciamo così, per usare un tuo termine, è anche abbastanza triste perché dimostra anche una mancanza di autostima da questo punto di vista. Probabilmente anche l'età, la mancanza di un rapporto stabile che comunque non ha mai caratterizzato la sua vita, la mancanza di figli, sono comunque dolori che una donna porta sempre dentro di sé. Anche perché, volenti o nolenti, insomma, nonostante quelli che sono gli standard moderni della società, è un valore innato quello della donna di ricercare comunque un compagno per la propria vita. Però
Vero è che Gemma, insomma, sbaglia sempre Mira perché non ne sceglie uno azzeccato, per utilizzare un termine poco corretto, però insomma devo dire che questo atteggiamento mi intristisce un poco, mi fa molta tenerezza, perché comunque non si arrende mai, però le cadute, non quelle letterali ma figurate, esatto, sono fin troppe. Eh sì, anche perché effettivamente ci sono proprio degli errori di valutazione, perché le situazioni molto spesso sono proprio palesi davanti, sì, ai suoi occhi, come hai detto anche tu, di corteggiatori, per chiamarli così, di uomini insomma che hanno altre mire anche all'interno del programma, magari si vogliono far conoscere, vogliono farsi pubblicità, conoscere più persone contemporaneamente. Il caso di Nicola, un ragazzo molto molto più giovane di lei, potrebbe essere persino figlio se non nipote, quindi veramente situazioni che già partono con il piede sbagliato. Insomma, poi anche i legami che costruisce non sono mai solidi, perché poi viene fuori la sua vera natura, cioè quella di una donna molto pesante, dobbiamo dirlo, perché comunque ricerca un rapporto che probabilmente insomma è dell'età adolescenziale, perché quando si cresce, quando si fanno 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50, nel suo caso 70, insomma, bisognerebbe avere un'idea molto chiara di ciò che si vuole e di ciò che non si vuole. Invece lei ricerca semplicemente una presenza costante nella sua vita, oltre insomma a dei rapporti intimi molto molto frequenti, che sono insomma la caratteristica peculiare di questa donna. Sì, forse perché pensa che così riesca ad attirare nella sua rete più facilmente queste persone poco convinte. Sembrano effettivamente dei ragionamenti un po' adolescenziali, sì, con le ragazze alle prime armi, con l'amore, con le prime cotte, quindi più o meno allo stesso. E poi purtroppo insomma vedi che la reazione è sempre negativa, perché sì, comunque c'è sempre questo post puntata in cui lei piange e si rende poi conto anche di aver commesso degli sbagli, perché si lascia spesso molto andare senza però ragionare o magari capire prima chi ha di fronte. Quindi queste incongruenze anche dal punto di vista caratteriale poi creano anche queste dinamiche televisive. Con Nicola, che è ritornato in trasmissione, per me è stata una sorpresa, pare che ci sia stato un piccolo ritorno da parte di Gemma, ma da Nicola insomma... No, ha solcato altri mari, diciamo, esatto, così. Ora ci vuole, ma io spero assolutamente di no, perché poi sarebbe veramente troppo. Anche non c'è stato nemmeno un bacetto, quindi... No, diciamo, Gemma, mi raccomando, volta pagina e vi arriverà l'uomo giusto, lo speriamo. Uomo giusto che sembrava essere in questo lungo percorso di 11 anni, forse quello che veramente si avvicinava un po' di più ad un rapporto sano, sembrava essere George, il nostro amato George, che insomma, devo dire la verità, il loro rapporto ha fatto sognare, però credo che sia stato rovinato dalla stessa Gemma. Vero è che insomma lui amava la sua libertà, la sua indipendenza, però vedevo molta chiarezza nel suo comportamento, non si è mai comportato in un modo diverso da quello che ha detto di volere. Invece da parte di Gemma c'erano sempre più richieste, e questa è anche una linea propria delle donne, che sono quasi sempre inaccontentabili, quindi ritorniamo poi su piccoli temi che sono un pochino difficili da affrontare. Però ognuno di noi, insomma, non è mai soddisfatto appieno di un rapporto, che sia d'amicizia o d'amore. E devo dire la verità che questo rapporto, sebbene ci fossero insomma delle differenze di età, è stato poi rovinosamente rovinato dalla stessa Gemma, che ha tentato in tutti i modi di riconquistarlo, capendo l'errore commesso, ma non ci è riuscita. George poi non ha frequentato altre donne, no, non ha avuto, diciamo, altre storie importanti come quella di Gemma, però proprio in questi giorni è emerso una sua grande volontà, sì, cioè quella di diventare praticamente famoso tramite, sì, un reality. Infatti lui si vedrebbe perfetto all'Isola dei Famosi e in un'intervista si è dichiarato anche quasi offeso ed, sì, arrabbiato di come mai la produzione non gli abbia fatto neanche un casting, bensì invece ha ricevuto tempo fa la chiamata di Alfonso Signorini per il Grande Fratello. Però ovviamente il Grande Fratello è stata una richiesta rigettata e rimandata al mittente, poiché lui voleva, appunto, da spirito libero, come hai ricordato giustamente tu, ricalcare un po' il percorso dell'isola anche molto solitaria che fece anche Raz Degani in passato, e quindi essere protagonista di questa stagione appena iniziata.
E invece ha ricevuto un secco Filippo no. Il panaro, come, esatto, si come si dice in gergo. Gergo. Però devo dire la verità che questo dimostra poi quelle che sono le dinamiche interne dei programmi, perché rifiutando Signorini automaticamente viene il no anche dalla produzione dell'isola, quindi insomma è stato poco furbo, diciamo così. Vero è che in entrambi i casi si parla comunque di un percorso molto lungo, di introspezione, di ricerca del proprio io, quindi sono setting diversi, ambientazioni diverse, certo è che tutti sceglieremo l'Isola dei Famosi e non la Casa del Grande Fratello. Lo abbiamo già detto in tempi non sospetti, quindi guarda, l'unica cosa che mi preoccupa effettivamente, anche questo lo dicemmo, è che vedendo le prime puntate i naufraghi non hanno il fuoco, stanno mangiando solo questi cocchi che con il maltempo non si trovano, praticamente non stanno mangiando. Quindi è una problematica abbastanza seria. Però è contenta Valentina Persia perché finalmente può perdere quei chiletti ma lei in più. È stata furba perché, come dicemmo sempre nelle scorse puntate, è arrivata con un carico di energia. Sì. Altre che sono già arrivate scheletriche stanno soffrendo e giustamente, come la stessa Francesca Lodo, hanno difficoltà proprio a deambulare perché con il caldo sotto al sole tutta la giornata, molto spesso tra intemperie, la pioggia, il freddo, è veramente difficile stare poi senza cibo e senza energia. Sì, anche perché da parte loro vedo che manca un pochino di spirito di iniziativa, insomma si lasciano un pochino trasportare dagli uomini dell'isola sperando che questi portino loro del cibo, quando in realtà insomma ognuno pensa per sé ed è normale. Però è stata molto furba la Persia perché effettivamente adesso sta vincendo quasi tutte le prove perché è carica come non mai, e invece le altre naufraghe che volevano fare le VIP sull'isola adesso si ritrovano con gravi problemi di salute. In difficoltà, e infatti ne parleremo poi sicuramente anche nelle prossime puntate. Cambiamo argomento, andiamo al nostro secondo argomento, ritorniamo a parlare d'amore e di qualcosa che ha suscitato la nostra curiosità. Infatti abbiamo parlato proprio inizio settimana della rottura che sembrava, però avevamo messo un punto interrogativo, devo dire la verità, la rottura tra Di Carlo e Arisa. Ahimè, questa rottura che era arrivata dopo un'intervista da Mara Venier con queste lacrime della stessa Arisa che non ha mai nominato Andrea Di Carlo e lui fortemente offeso e dispiaciuto, dovevano convolare a breve anche a nozze e quindi saltato il matrimonio, saltato il fidanzamento. E cosa è successo qualche giorno fa? Che lui forse ha avuto un momento di nostalgia. Eh beh sì. E infatti, come il classico degli adolescenti e millennials del momento, ha deciso di lanciare un piccolo segnale, ovviamente sui social, su Instagram, pubblicando la canzone cantata proprio da Arisa e Michele Bravi nell'ultimo Festival di Sanremo, la cover di Quando. Sì. Quindi un po' strana la cosa, diciamo così. Però poraccio Di Carlo perché non è stato proprio calcolato da Arisa, che invece si stava facendo, a quanto ho visto, un colore o una cura per i capelli. Quindi insomma, totalmente. Proprio per dire io voglio cambiare, perché le donne quando cambiano i capelli in realtà vogliono cambiare vita. Sì, e questa cosa accade sempre, quando ci si taglia i capelli, quando si fa un colore, anche se si cambiano semplicemente le unghie, il colore delle unghie, si vuole un cambiamento. E questa cosa purtroppo capita molto spesso nei rapporti, sebbene nel loro caso ci fosse stato un amore folle, volevano sposarsi, volevano vivere insieme. Tempi brevissimi, tempi poi, brevissimi. Da settembre. E queste sono state le conseguenze, ecco, insomma, quando tutto nasce e si sviluppa così velocemente, poi termina tristemente. Ho fatto anche una rima. Fantastica, saggia e poetica, aggiungo, per gli aggettivi della settimana. Effettivamente un amore è nato molto velocemente, si sono conosciuti a settembre nel cambio poi un po' di vita di Arisa, protagonista anche di un talent su una nota emittente televisiva, quindi si è trasferita a Roma, nuove conoscenze, come lei stessa ha dichiarato, nuovo ambiente. Poi l'esperienza di Sanremo l'ha un po' destabilizzata con questa interpretazione molto molto profonda tantissimo di questa canzone, che è un po' forse anche deluso le aspettative perché era una delle favorite, almeno per il podio.
E poi questo cambio e questa forse presa di coscienza di questo amore che poi forse non era così profondo, e poi anche lei è impazzita, ha iniziato a pubblicare foto particolari sui social parlando della sua fisicità, quindi ha avuto un momento, possiamo dire, forse di perdizione. Sì, e chissà se ritornerà in sé o questa sarà la nuova versione di Arisa, Arisa 2.0, perché insomma il Probabile. cambio di look c'è stato e c'è stato poi un cambiamento totale, probabilmente dovuto anche alla presenza a Sanremo, perché effettivamente si è resa conto anche di essere capace, insomma, di poter attraversare, stare su un palco del genere e di conseguenza poi avere anche una propria personalità. Forse si sentiva troppo unita al suo manager e quindi ha tentato un pochino di tagliare questi rami secchi e di avere una sua personalità. Questa cosa però fa comunque pensare perché insomma significa che in passato lei nascondeva il suo vero io, sebbene si sia resa poi protagonista di alcune scene particolari, come se ricordi il video delle lumache sul viso per la cura, insomma, della skincare. Quindi è un tipo un po' particolare e forse anche difficile stare con lei. Eh sì, è probabile che sia difficile, però cosa positiva, finalmente ha eliminato Sì, l'extension, meno quindi male. E il questo l'avevamo detto. Esatto, rubinetto. anche il rubinetto, le unghie, ahimè, sono rimaste, quindi c'è ancora qualcosa da fare per quanto riguarda il look Sì. bocciato per ora. Speriamo che insomma in questa fase di transizione giunga ad un livello un pochino più elegante e più chic. Ecco, consigli per Arisa. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania perché dobbiamo chiacchierare. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati, eccoci qui prontissime per proseguire con i nostri argomenti del pomeriggio. Abbiamo parlato di Arisa e di un possibile ritorno di fiamma con il suo Andrea, anche se i segnali ci sono, ma lei non li coglie, quindi per il momento non c'è No. speranza, per il momento è ancora un no e probabilmente anche definitivo. Abbiamo parlato di Gemma e delle sue pene d'amore come al solito. E parliamo effettivamente di un'altra coppia consacrata da Queen Mary che, ahimè, sembra si sia lasciata, ma che soprattutto ha portato tante tante polemiche nella parte femminile. Parliamo infatti di Sophie e Matteo che sono stati protagonisti del trono classico con questa scelta molto molto romantica, penso più o meno un mese fa, Sì, quindi. 10 giorni fa più o meno. Meno di un mese fa, non so, quindi è stato veramente un amore lampo e sembrerebbe dai primi rumors, prima c'è stata una crisi poi superata e adesso sembra sia arrivata questa nuova crisi e poi una rottura definitiva. Per il momento Sofia ha deciso, insomma, di non rilasciare nessuna intervista, ma Strano. Matteo si è chiuso nel suo dolore, nella sua palestra e quindi, insomma, hanno deciso entrambi di mettere un punto. E devo dire che non so per quale motivo, però caratterialmente mi sento molto vicina a Matteo, probabilmente perché, insomma, è un ragazzo che è stato fortemente colpito anche a livello sentimentale, è molto sensibile nonostante la sua apparenza e probabilmente, insomma, con una donna come Sophie, ci sono troppi contrasti, perché abbiamo visto già durante la trasmissione, insomma, che in entrambi i casi c'erano un po' di freni messi soprattutto da Matteo, che, insomma, non si sentiva di lasciarsi andare, aveva paura. E infatti a tal proposito sembra proprio che sia stata lei a lasciare Matteo per qualcosa che non stesse andando nel verso giusto in questo periodo. E qui la domanda sorge spontanea, perché è vero che Sofì si è allontanata dalle dichiarazioni che riguardano la storia, ma per altri argomenti è molto molto attiva nel mondo dei social, infatti è testimonial di una serie infinita di prodotti. Non si contano ormai. Esattamente, quindi sta ricalcando proprio la carriera standard delle influencer, ma soprattutto è diventata super best friend, come dicono i giovani, Sì. di Taylor Mega. Sì. Tanto è vero
che hanno postato qualche giorno fa una foto insieme spacciandosi per gemelle e per sorelle, perché effettivamente erano vestiti uguali, con un vestitino nero, un mini vestitino nero, erano molto preparate, molto truccate ed erano molto somiglianti. E lì è nata ovviamente la super polemica sulla somiglianza, con qualche cattivello che ha detto sì, la somiglianza è dovuta perché forse andate dallo stesso chirurgo. Ci sta. Ci sta. Severo ma giusto, diciamo. Severo ma giusto, però devo dire che, insomma, dalle diverse apparizioni che ci sono state già prima, insomma, durante la trasmissione, si erano viste delle somiglianze anche con la mamma di Sofì per quanto riguarda i ritocchini. E devo dire che avvicinarsi a Taylor Mega non è che sia poi una scelta oculata, perché insomma è una ragazza che è stata poi anche oggetto di numerose critiche. Se ricordi, è andata in televisione ubriaca, quindi insomma, ce ne sono diverse. È un personaggio molto singolare. È un personaggio molto singolare, però probabilmente insomma c'è sempre quel lato che noi non conosciamo. E spero che sia il lato più serio, perché avevo un'opinione particolare di Sofì, credevo che insomma fosse una donna cresciuta un po' prima del tempo e che riuscisse poi anche a creare dei legami solidi. Non so questa amicizia quanto durerà, però ti devo dire che non è che vedo un futuro roseo, soprattutto per come stanno andando le cose, perché Sofì è cambiata totalmente. Fa video di lei mentre è stesa sul letto, mentre fa attività sportive, insomma, una serie di cose che prima non era solita fare. Eh sì, io credo che al momento, come ovviamente prevedibile, stia cavalcando l'onda del successo, stia sfruttando forse anche un po' il momento della rottura con Matteo per essere anche senza dichiarazioni ma sotto la luce dei riflettori, e con qualche amicizia importante, perché comunque Taylor Mega è molto seguita sui social, molto chiacchierata anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ovviamente può essere tutto un trampolino di lancio. Sì, anche perché Taylor Mega si è resa poi protagonista di una storia di cronaca, se ricordi il caso genovese, insomma, di queste feste che venivano svolte a Milano, in cui lei era protagonista. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose che non tornano e questa amicizia, devo dire, che è abbastanza particolare. Dall'altro lato, invece, c'è Matteo che si è chiuso nel silenzio stampa. Non rilascia dichiarazioni, non fa storie, non sappiamo niente di lui e credo che sia, diciamo, la persona che più sta soffrendo in questo momento. Ci vanno a pagare le spese poi sempre i bravi ragazzi, sì. non c'è niente da fare. L'altro lato della medaglia, possiamo dire, da una parte c'è il successo, c'è la possibilità di trovare l'amore in un programma televisivo, però può capitare anche la fregatura, anche perché ovviamente si riduce tutto a una situazione pubblicitaria, di conoscenze, come abbiamo detto, un trampolino di lancio verso una carriera da influencer, e quindi può capitare anche che tutto il rapporto e l'amore sia strumentalizzato semplicemente. Sì, purtroppo capita, anche perché insomma capita nella vita, capita senza normalmente i programmi, quindi figuriamoci noi, non facciamo pubblicità di brand sui social, quindi insomma, esattamente, perché da qui a chiamarci a chiamarle influencer ce ne passa. Comunque devo dire una cosa a favore di Matteo, che durante la trasmissione lui si era reso protagonista poi anche di una scenetta un po' particolare, in cui aveva detto proprio che voleva uscire dal programma innamorato di Sofì, e questa cosa aveva insomma destato un po' di dubbi, perché si era posto come un ragazzo molto pulito, molto serio, e devo dire che forse aveva ragione nel rilasciare questa dichiarazione. Persino Queen Mary insomma si era un attimo sbalordita, perché dice: dai tuoi atteggiamenti sembrava che tu fossi legato già a Sofì, e probabilmente insomma il ragazzo ci aveva visto lungo. Sì, infatti vedremo cosa accadrà. Fatto sta che effettivamente si ritorna sempre sul tema della bellezza, sul tema anche molto spesso della chirurgia, perché fondamentalmente il discorso resta lo stesso, che è giusto, ovviamente noi non condanniamo, almeno non personalmente non condanno chirurgia o aiuti estetici anche in età molto 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 giovane, perché parliamo comunque di ragazze che ne hanno approfittato sin da giovanissime.
Però quando poi diventano un modo per snaturarsi e per diventare omologate tutte in serie, perché il naso perfetto è quello all'insù, la bocca perfetta è quel tipo di labbra, lo zigomo perfetto deve essere alto nella stessa maniera, poi diventano quasi una serie di robot tutte uguali senza più una personalità. Anche perché vediamo che comunque la maggiore attenzione la ricevono le ragazze a cui sapone, perché insomma sono sempre le solite ragazze che senza trucco hanno sempre le sopracciglia, il proprio naso, le proprie labbra, i propri zigomi, quindi insomma se si nota anche la differenza, perché hanno postato proprio in questi giorni delle critiche nei confronti sì. della stessa Sophie, dicendo come in realtà in trasmissione appariva in un modo e sui social in un altro, quindi questo fa anche pensare. Devo dire che la prima volta che l'ho vista in trasmissione io non l'avevo riconosciuta, cioè non riuscivo a capire questa bellezza da dove derivasse, perché sembrava una ragazza normale, insomma. Sì, sì, sì. Poi guardando le storie, una ragazza totalmente diversa. E questa tecnica viene utilizzata da molti sui social, sì. senza sapere che poi quando ci si incontra nella vita reale, che cosa si dice? Ah, non ti avevo riconosciuta. Eri tu? Ah, sei tu, non ti avevo riconosciuta. Guarda, e ti dirò, ora sarò nuovamente impopolare come sta capitando spesso in questi ultimi giorni, ma mi assumo le mie responsabilità perché dobbiamo fare informazione, quindi è facile dire il mondo è perfetto, i social sono perfetti, ma non è questo il nostro ruolo visto che poi li viviamo. Capita anche con i maschietti. Quello è il problema più grave. Capita, ahimè, anche con i maschietti, dicono tanto effettivamente le ragazze usano filtri, usano la modifica di foto, ma ci sono tanti ragazzi che effettivamente fanno lo stesso. Non so se tu ricordi Lenticchio. Come no? Te lo ricordi Lenticchio? Lui si è reso protagonista, che sarebbe poi l'ex di Selvaggia, la ragazza che si è resa poi protagonista anche del Grande Fratello, che è arrivato in un modo e adesso è diventato un'altra persona. Si è reso protagonista anche di un grave male che ha reso pubblico, quindi insomma ne ha trascorse diverse, però si è tatuato le labbra, si è rifatto gli zigomi, si è impiantato i capelli, si è cambiato i denti, si è cambiato il è un'altra persona e la compagna pare che lo... Anche la compagna diciamo è cambiata abbastanza nel corso, cioè l'ex compagna. Sì, sono due persone totalmente diverse da come le abbiamo viste in principio. Infatti quando è entrata il Grande Fratello io non l'avevo riconosciuta. Ma ci credo, è un'altra persona. Se ricordi era dal punto di vista fisico, insomma, era, sì. era quasi perfetta. Molto perché... allenata, sì, assolutamente. Però il viso era totalmente diverso e questa cosa fa pensare perché si montano tutti quanti la testa dopo una prima apparizione in televisione. Sì. Certo è che insomma i canali televisivi più importanti li conosciamo, però insomma da qui a dimenticarsi chi si è, e quindi ritorniamo anche sul caso Noemi. Ci sono sempre le foto, esatto. Ritorniamo sul caso Noemi, quindi insomma bisognerebbe stare anche un pochino più attenti. Noi lo potremmo fare tranquillamente perché insomma... non creeremmo particolari... No, saremmo anche più furbe perché esatto. insomma andremo lì a fare un ritocchino quasi impercettibile, però migliorativo diciamo. Se proprio insomma uno ne ha bisogno, però credo che la cosa più intelligente è fare dei propri difetti un punto di forza, la frase fatta per eccellenza che però è la verità, perché soprattutto curare forse un po' più i contenuti e non solo le esteriorità, quindi far andare di pari passo entrambi i percorsi, anche perché già per la donna insomma al giorno d'oggi è molto difficile dimostrare le proprie qualità, soprattutto in un settore come quello televisivo, perché sappiamo quali sono le dicerie. Sì. Poi se ci si aggiunge anche l'elemento fisico, insomma, si arriva poi ad un livello totalmente diverso e ritorniamo poi al tema della donna oggetto, quindi poi anche l'uomo oggetto, però certo, perché ormai c'è anche l'uomo oggetto. Ci sono le varie opportunità proprio da questo punto di vista, uomo e donna oggetto, e si perde poi anche la qualità della persona. È verissimo, ultimo argomento e restiamo un po', facciamo una miscellanea, sì. intrecciamo tutto ciò che abbiamo detto, perché c'è un altro protagonista prontissimo a subentrare all'Isola dei Famosi, Andrea Cerioli,
e molti diranno e chi è? Quindi facciamo un breve riassunto. Ha partecipato al Grande Fratello per ben 2 volte ai programmi di Queen Mary, e questo è il record, perché gli è stata data una doppia chance, ma soprattutto è stato tentatore nel noto format televisivo e ha fatto perdere la testa all'allora fidanzata di Andrea Zengo. Ovviamente era tutto finto, è inutile sottolinearlo. Andrea Cerioli ora è felicemente fidanzato con Arianna Cirincione, me lo sono scritto perché il cognome non l'avrei mai ricordato. Sono entrambi molto giovani, lei ha 25 anni e sembra che lui sia partito proprio per l'Honduras, però si sono perse le tracce. Sì, non si trova il ragazzo. Non si trova, sembra sia ancora in albergo in attesa. Poiché nel momento in cui qualcuno dovesse rifiutare o dovesse rinunciare all'isola dei famosi, lui è pronto lì a subentrare, quindi in poche parole deve gufare i partecipanti. E così funziona oggi, ci si gufa a vicenda, e credo che anche la stessa Arianna stia gufando, perché insomma non era molto contenta di questa partenza. Fatto sta che insomma le squalifiche e anche gli abbandoni sull'isola sono molto comuni, insomma, quindi sappiamo che magari anche la prossima settimana arriverà sull'isola. Eh sì, infatti hai detto bene, Arianna non era assolutamente contenta di questa possibilità del fidanzato, ha detto sicuramente darà tanto all'isola nel caso ovviamente dovesse subentrare, ha un carattere forte, sa essere socievole, quindi potrebbe essere un protagonista di questo reality. Però guai a chi potrebbe provarci con lui, complimenti vanno bene ed è anche giusto ovviamente che ci siano, però tenete giù le mani, l'ha detto. E ha ragione, anche perché insomma hanno lottato molto, soprattutto per stare insieme, hanno costruito un rapporto che devo dire fa invidia a molti, soprattutto perché si parla di un rapporto che è nato in televisione, quindi insomma sono stati gli unici 2 protagonisti forse che si sono poi distaccati dai social e hanno vissuto il rapporto così com'è. Si erano create delle voci anche su una possibile gravidanza di Arianna che sono state poi smentite, però devo dire che vedo Andrea un ragazzo molto maturo, quindi non credo si lascerà trasportare. Pure fece un po' il malandrino, ricordo. In passato, quando era più giovane. Quando era più giovane, però faceva parte ovviamente delle dinamiche televisive. Ci sta, però devo dire che li vedo molto legati, quindi non credo che ci sarà qualche ragazza che tenterà insomma di rompere questo rapporto. E poi dico ad Arianna, se così fosse vuol dire che non era l'uomo della tua vita. È vero, anche perché almeno al momento siamo all'inizio, quindi sicuramente ci saranno altri naufraghi, altri nuovi ingressi, però al momento ci sono solo un paio di ragazze che per età e ovviamente situazione single potrebbero essere il tipo ideale di Andrea, ma ovviamente con un rapporto importante all'esterno non credo che questo sia il caso. Ma anche perché l'hai detto prima, non riescono a camminare, quindi figurati a flirtare, insomma è abbastanza difficile. È vero, dobbiamo vedere con il fuoco e con i cocchi poi come va, chissà, magari potrebbero inserire proprio qualcuno a movimentare un po' la situazione, visto che sembra molto molto tranquilla per il momento, poi non so in termini di ascolti come stia andando. Fatto sta che la pandemia sta aiutando tanto gli ascolti in generale, perché ovviamente siamo tutti in casa, c'è un programma in prima serata importante nelle varie emittenti al giorno, quindi è normale che ci si riflette tutti su questo. Sì, si fa un po' zapping e si cerca poi anche di trovare quella leggerezza che tra le mura domestiche soprattutto in questo periodo è un pochino difficile da trovare, quindi è anche normale. Fatto sta che bisognerebbe un pochino animarlo, perché già solo se ci fosse un tipo come Ilari, come Tommaso Zorzi o Iva Zanicchi o Elettra sull'isola, penso che già ci sarebbero degli scandali. Chissà, magari potrebbero mandare proprio Elettra a fare una settimana sull'isola a movimentare un po' la situazione. Per quanto lei sia dimagrita, l'ha anche detto in una storia. Con il Covid ancora di più poi. Ha perso molto, tranne insomma alcuni dettagli del suo fisico che piacciono molto a Nick. Restano formosi, quindi potrebbe essere, ci vorrebbe un tipo come lei sull'isola, perché innanzitutto mette allegria, risveglia un pochino le donne e fa capire anche che insomma al di là dell'aspetto fisico è meglio che
si alzano le maniche e iniziano a lavorare anche loro. È verissimo, concordo in pieno. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E appuntamento come sempre a domani pomeriggio con Gossip Mania. Alla prossima.